Salve amici, Rino Scorpione. Quest'oggi ho questo bellissimo vintage, un microfono preamplificato Shure. Il modello è il 444T Made in USA dell'amico Sergio in Agrigento, il quale devo revisionare, riguardare, insomma, e poi accoppiare sulla sua radio Intech Multicom 497. Quindi vediamo un po' quello che viene fuori. A più tardi. Questo è lo stato in cui si presenta, quindi cercherò di sistemare al meglio il cablaggio. C'è anche un piccolo filo staccato, e sperando che funziona. A dopo. Prosegue il lavoro. In pratica, grazie allo schema, sono riuscito a risolvere ogni cosa. Certo, mi accorgevo che la capsula dava un disturbo, una massa, un qualcosa che non andava bene. E che cosa era successo? In pratica, i fili che io al momento qua ho dovuto tagliare, passando in quel forellino lì dove c'è la saldatura della calza che sta là dietro, che poi ho dovuto smontare, eccola là. Che succedeva? Mi è caduto, non fa niente. Succedeva che il filo, vediamo se riesco a farvelo vedere. No, è lì, guardi, ecco. L'ho tagliato giusto appunto dove c'era la massa che faceva, eccolo lì, su questa schermatura qua. Ecco, quindi quel filo che è proprio poi quello positivo andava a cortocircuitare la fonia della capsula. È una capsula eccellente, se ne vedono poche. All'inizio pensavo che era lei, invece vai a guardare che c'era qua questo contatto su questa zona. Adesso ripristino tutto e facciamo la prova finale. A dopo. Perfetto, saldato, tutto ripristinato, va che è una bomba. Capsula originale. Ora io lo sto provando con questa radio qua, perché la connessione stava già pronta e va benissimo. Faccio il cablaggio e lo proviamo con l'altra radio. A dopo. Benissimo, microfono sistemato, perfetto. Ho fatto qualche prova, sembra che va bene, i rapporti sono ottimi. Ripeto, questo è un regolatore di tono. Quindi verso destra da toni più alti, verso sinistra toni più bassi. Io consiglio di tenerlo su una soglia di 6-7, ma va bene anche qua 5,5. Quindi ovviamente, già che il microfono non ha la possibilità di poter regolare il gain, o meglio appunto la modulazione come incremento, dobbiamo servirci del mic gain della radio, che non deve stare alto, quindi più o meno a metà. Io ho avuto ottimi rapporti. Ecco qua, facciamo due prove. Qua sono sulla funzione di modulazione del CB con l'apposito deviatore messo su mod, e vediamo che già parlando a una distanza di circa 30 centimetri, sì, ci sono 30 centimetri. Ecco qua, non so se mi riesco ad inquadrare. Ecco qua, sono 30 centimetri e ho questo modulato, ok? Poi ovviamente ognuno in base alla propria voce, diciamo, ha più timbrica, meno incremento e tutto il discorso che concerne la propria voce. In ogni caso, vecchio Shure 44T dell'amico Sergio in Agrigento, riparato e sistemato. Un abbraccio, buona domenica. Rino Scorpione vi saluta.